del peso, tutte le operazioni sono state esaurite, a questo punto ti aspetta solo il ring, quali sono le sensazioni della vigilia? Sì, oggi dopo tanti sacrifici siamo riusciti a fare il peso, purtroppo un po' sofferto, però l'importante è averlo fatto e stare in condizioni fisiche e psicologiche bene. Siamo arrivati a questo match al 100% sia dal punto di vista fisico che mentale, mi sono allenato al 100% con sparring di altissimo livello come Gian Vittorio Parrinello, Gianluca Ceglie che combatterà anche domani, quindi niente, ci sono tutti i pronostici per fare un bellissimo match domani. Abbiamo visto già tiratissimo con il tuo avversario per la cintura, ti aspetti un match ecco tirato fino alla fine? Sì, vedevo che tiravo, ma io l'ho fatta tirare adesso, poi dopo domani la tirerò io dalla mia parte. Sarà un match difficile domani, già lo so, perché lui è un guerriero, un sudamericano, il loro stile è essere guerrieri, però io dalla mia parte, la mia tecnica e contro questi pugili guerrieri, diciamo, riesco sempre a dare il meglio di me. Quindi darò tutto me stesso e come sempre venderemo la pelle, cara la pelle, per portare questo titolo in Irpinia. Anche tu sei Mr. Wolf, a questo punto è bene fare un ultimo appello anche ai lupi di Irpinia affinché vengano alla Palla del Mauro per seguirti e per portare in Irpinia quest'ennesimo titolo. Sì, spero che domani avrò questo fattore dalla mia parte, la tifoseria vellinese, spero che ci saranno tutti domani a sostenere. A prescindere dai tifosi e non tifosi, spero che siano in tanti, perché anche se salirò da solo sul ring, avere un caloroso pubblico è sempre importante. Grazie, crepi.